prima epistola di Giovanni, capitolo primo. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata, e noi l'abbiamo veduta e ne rendiamo testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quello dico che abbiamo veduto e udito, noi l'annunziamo anche a voi, affinché voi pure abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo figliuolo Gesù Cristo. E noi vi scriviamo queste cose affinché la vostra allegrezza sia compiuta. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo, che Dio è luce, e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità, ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'un con l'altro e il sangue di Gesù Cristo, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo d'essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi.